Ciao, sono Samantha. Qualche anno fa a Villa Puricelli abbiamo ragionato sull'importanza del patrimonio di piccole grandi storie che apparteneva a ciascuno dei nostri anziani, degli anziani ospiti di questa struttura divisa tra casa albergo e residenza sanitaria assistenziale che si trova a Vodio Lomnago. Insieme all'equipe di animazione, ai volontari, ai colleghi, ai parenti abbiamo raccolto circa un'ottantina di storie e sono state inserite nel loro contesto storico, culturale, di tradizioni e di vita di persone. Oggi, grazie agli attuali mezzi, possiamo superare la tradizione del libro parlato e possiamo far sì che questo libro non sia solo ascoltato, ma sia anche arricchito da immagini, immagini che ci consentono di rivivere pienamente l'epoca dei nostri anziani, un'epoca ormai lontana per la maggior parte di tutti noi. Lo scopo ultimo di questo libro è lasciare un patrimonio ai giovani, un patrimonio che non merita di essere perduto e tantomeno dimenticato. Noi nel redigere questo libro ci siamo entusiasmati e ci siamo emozionati molto. Siamo sicuri che la stessa emozione la proverete voi nell'ascoltare queste storie. Se il lavoratore della particolare mansione che svolge deve obbligatoriamente indossare un abbigliamento specifico, gli viene riconosciuta dall'azienda un'apposita indennità e deve vestire quindi una sorta di divisa. Però questo obbligo per Valeria non è mai stata una imposizione, anzi, amante dell'abbigliamento, le serviva anche per pavoneggiarsi un poco. Infatti lei stessa riconosce che amava molto vestirsi bene, mettersi in tiro, come si usa dire, soprattutto con abiti di colore rosso, al punto di essere soprannominata la donna in rosso. Tanti corteggiatori, tanti spasimanti, ma nessun marito, perché, come Valeria dice, non è che avesse una grande stima degli uomini. Ho iniziato a lavorare facendo la sarta, ma non mi piaceva. Poi sono andata in un ufficio, ma mi davano solo 20 lire al mese. Allora sono andata in un secondo, ma il capo mi importunava. Allora ho messo un annuncio sul giornale e sono stata contattata da un maestro di ballo. Ho superato il test e ho insegnato a ballare. Ho imparato a ricamare dalle suore e ho fatto il corredo per le mie sorelle più grandi di me, di 15 e di 16 anni. Io non ho mai voluto sposarmi perché l'uomo mi fa schifo. Fa tante promesse e non ne mantiene nessuna. Ho sempre tenuto a vestirmi bene, anche perché mi davano l'indennità di abbigliamento e mi chiamavano la donna in rosso, perché ho sempre amato questo colore. Mi metto anche gli orecchini e il foulard abbinato al vestito. Una delle più grandi sofferenze della vita è la perdita di un figlio, che spesso provocano i genitori una crisi di grandi proporzioni. L'ordine naturale si rompe e la missione parentale sembra fallire. Emerge di frequente la colpa per ciò che è stato fatto o non è stato fatto. Quando poi la morte del figlio rompe in maniera inaspettata, è quasi impossibile accettarla. E il ricordo rimane nel cuore indelebile per sempre. Purtroppo ho avuto il dolore che mio figlio, a 16 anni, è stato investito ed è morto. E questo dolore lo porto nel cuore per sempre.
Quando mi sento solo, io prego. Prima di tutto nella mia vita c'è Dio. Ho fatto la Seconda Guerra Mondiale e ne ho viste di tutti i colori. Abusi su donne, povertà estrema, nulla da mangiare. Ho combattuto in Grecia e alla fine sono tornato con altri soldati a casa e a piedi. Abbiamo camminato chilometri e chilometri per settimane.